Inizia tra mille emozioni, tra mille polemiche, la domenica dedicata alla prima giornata di campionato. Che spettacolo al Franchi, che spettacolo che abbiamo visto in quel dell'Olimpico con l'esordio perfetto o quasi per la Lazio di Maurizio Sarri, che alla fine riesce a rimontare nel corso del secondo tempo anche grazie ad un po' di fortuna, anche grazie ovviamente al suo bomber di razza. Ragazzi, Ciro Immobile ricomincia da dove aveva terminato, nel migliore dei modi. Ciro Immobile non sbaglia. Una vittoria importantissima per la formazione biancoceleste, che alla fine supera 2-1 la formazione felsinea di Sinisa Mihajlovic in rimonta in 10 uomini con l'espulsione di Luis Maximiano, il nuovo estremo difensore lusitano. La sua avventura nel nostro campionato termina dopo appena 4 minuti dal suo esordio. Un esordio da dimenticare per Luis Maximiano, con Provedel che entra all'ottavo minuto al posto del centrocampista ex Bordeaux Basic. Ragazzi, alla fine anche grazie ai cambi, anche grazie ad uno straordinario Manuel Lazzari, l'uomo in più sulla fascia per quanto riguarda la formazione di Maurizio Sarri. Dal vantaggio dagli 11 metri firmato Marco Arnautovic al pareggio grazie all'autorete di De Silvestri, che impatta il match al minuto numero 68, un autogol abbastanza goff per quanto riguarda l'azione che si è sviluppata, con una bella accelerazione da parte dello stesso Manuel Lazzari, che lascia sul posto Cambiasso il tentativo di parata da parte di Skorupski, la palla che rimbalza addosso all'ex di turno De Silvestri, la palla che finisce in rete. E poi alla fine un altro errore, una giocata da dimenticare per De Silvestri, l'errore del duo difensivo De Silvestri, Gary Medel e Ciro Immobile non sbaglia e ribalta la partita dello Stadio Olimpico. Quindi la Lazio che esordisce con i 3 punti, esordisce con il successo, una vittoria sofferta ma 3 punti davvero pesantissimi, aspettando tra pochi minuti l'esordio dell'altra formazione della capitale, con la Roma impegnata in quel della Recchi contro la Salernitana di Davide Nicola. Ma dall'errore, dalla giornataccia di Luis Maximiano, ragazzi, ricomincia con i brividi, ricomincia davvero con tantissimi problemi l'avventura, il campionato di Jonut Radu. Dall'errore, ce lo ricordiamo, nel recupero famosissimo della Dallara, che ha consegnato praticamente lo scudetto in mano al Milan di Stefano Pioli, ragazzi, dall'errore della Dallara all'errore dello Stadio Franchi, perché al minuto numero 97, su un cross innocuo da parte del nuovo di turno del neo acquisto Rolando Mandragora, uno dei volti nuovi per quanto riguarda la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dal cross innocuo di Mandragora Jonut Radu non riesce a trattenere la sfera e la Fiorentina alla fine riesce a trovare la vittoria, trovare il successo. Una vittoria sofferta anche per quanto riguarda la Viola, quindi vittoria sofferta con rimonta per la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri, vittoria sofferta anche per quanto riguarda la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che va avanti grazie alla stoccata vincente di Jack Bonaventura sull'assist del rientrante Cristian Aquamé. Una bella gara per l'ex giocatore della Genova. Il tentativo da parte di Jack Bonaventura vincente, quindi dicevamo la stoccata vincente di Jack Bonaventura al 16° che porta in vantaggio la formazione viola di Vincenzo Italiano,
la replica della Cremonese di Massimiliano Alvini, la neopromossa che rientrava nel nostro campionato a 30 anni dall'ultima volta. Quindi ragazzi, una giornata storica per la formazione lombarda, il pareggio di David Hockerek, che vale il pareggio al minuto numero 19, inizia nel migliore dei modi l'avventura con la maglia della Cremonese per l'ex attaccante di Cosenza, Spezia e Venezia, la seconda avventura nella massima serie. David Hockerek, che firma il gol del pareggio, inizia nel migliore dei modi l'avventura con la maglia viola per Luka Jovic, l'ex attaccante di Eintracht Francoforte e Real Madrid, arrivato a parametro zero, il vero colpaccio di calcio mercato per quanto riguarda la viola, che andrà anche a caccia dell'Europa Conference League preliminare contro gli olandesi del Twente. Inizia nel migliore dei modi, bella palla di Kwame per lo stesso Bonaventura, cross in mezzo, e poi c'è comunque tutta la tecnica, tutta la forza fisica di Luka Jovic, che mette a sedere Vasquez e batte Radu per il gol del vantaggio, del nuovo vantaggio viola per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ragazzi, ma nel corso della ripresa, con una Fiorentina che non riesce a chiudere la partita, grande parata, grande intervento di Gollini, il neo estremo difensore della formazione viola, su un doppio tentativo da parte di Zanimacchia, da calcio d'angolo. Cosa ha combinato Christian Buonaiuto? Un corner, un tentativo da calcio d'angolo, gol olimpico per Christian Buonaiuto appena entrato. C'è comunque anche la deviazione di Bianchetti, ma il gol è del numero 10 della neopromossa di Massimiliano Alvini. Prima, ragazzi, una Cremonese che viene beffata proprio nel corso del recupero dall'errore, dalla papera, chiamatelo come volete ragazzi, dall'ennesima papera di Jonut Radu, che consegna questa vittoria alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Quindi vittoria sofferta per la viola, vittoria sofferta, vittoria importantissima per la Lazio di Maurizio Sarri, grazie sempre al suo bomber, grazie sempre a Ciro Immobile. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.